Senta, Savastan, vuole iniziare così sinteticamente a ripercorrere un po' tutto il suo percorso, il suo iter, dal momento in cui ha iniziato a militare nelle Brigate Rosse, dal suo ingresso nelle Brigate Rosse, e quindi facendo un breve excursus, ecco, della sua militanza nelle Brigate Rosse, e quindi poi agganciandosi alla domanda specifica rivolta dall'avvocato. Sì, anche se sono cose già dette, cioè sono già presenti nel processo che è andato definitivo e che questa Corte ha già fatto in primo grado, e per cui già sono definitivo, quindi si parla del periodo che va dal 76 fino all'80. Sono le cose che ho già detto adesso, testimoniando come imputato nel processo cosiddetto Moroder, per i fatti che vanno sempre dall'80 fino all'82. Proprio brevemente, entro nelle Brigate Rosse fine 76, inizio 77, entro in direzione di colonna nel 78, nel 79 circa entro dentro il fronte logistico nazionale. Nel 1981 entro nell'esecutivo fino al mio arresto, che è del 28 gennaio 82. Sono stato in direzione strategica nel 79 e nelle susseguenti direzioni strategiche dal 79 in poi. Per quanto riguarda la brigata dei servizi, già l'avevo detto, non c'ho nient'altro da aggiungere, sono cose che io so da altre persone, cioè dalla Balzerani in special modo, perché non partecipo alla brigata dei servizi di allora. Non era collegata al fronte della contro, il fronte è un'altra cosa. Era una struttura di lavoro così settoriale sui servizi. Quello che so, appunto, lo so dalla Balzerani, già l'ho detto. Lei sapeva chi faceva parte di questa brigata? Sì, già l'ho detto. E ce lo può ripetere? Sì, Iannelli, poi c'era un altro, uno che chiamavamo il vecchio, uno della SIP, e poi ho saputo che ci ha fatto anche parte Pace. Responsabile di questa brigata? Adesso non ricordo, penso che era la Balzerani e Faranda, non mi ricordo, penso la Faranda. Non mi ricordo adesso, comunque già l'ho detto. Senta, nel tempo è collocabile contestualmente il tentativo di costituire questa struttura a Cassino? Non so a che cosa si fa riferimento. La struttura a Cassino, penso che lei faccia alla Fiat di Cassino. No, erano dei contatti quelli, non lo so. No, penso di no. Senta, lei ha dichiarato che la Faranda aveva rapporti personali con due operai della Fiat di Cassino proprio in vista della creazione della struttura delle Brigate Rosse nell'ambito della Fiat ricollegabile alla brigata servizi, quindi sembrerebbe di capire che era un unico tipo di intervento. No, erano rapporti politici in via di costruzione, niente di più. Sì, certo, in via di costruzione, ma che si ricollegavano tutti quanti alla brigata servizi. Non lo so. Noi abbiamo una serie di, la maggior parte, anzi esclusivamente a Roma, le Brigate Rosse erano organizzate con brigate territoriali. Abbiamo invece quella che lei definisce una parte rilevante dell'organizzazione, cioè l'individuazione di questa brigata servizi.
Quindi lei su questo dovrebbe dire qualcosa di più, perché definisce lei questa brigata un momento rilevante dell'organizzazione. Cioè, rispetto alle brigate territoriali viene fuori un discorso apparentemente nuovo di intervento in due settori, Alitalia e SIP, e poi si parla della Fiat di Cassino. Sì, cosa vuole sapere? Non ho capito. Lei dice che questa, la creazione di questa brigata servizi fu un momento rilevante dell'organizzazione, e furono questa, l'individuazione di questa, la creazione di questa brigata fu un fatto di estrema importanza. Notevole peso, lei definisce, ebbe nell'organizzazione la creazione di questa struttura. E allora? Non l'ho capito. Cioè, continuo a non capire qual è il problema. Scusi. Allora, io credo che Savastra sia in condizione di capire la domanda, che l'avvocato sia in condizione di formulargliela chiaramente, perché allora, mi mischiate in cose. Cioè, mi devo soffermare sull'aggettivo. Nel suo interrogatorio reso il 14 febbraio dell'82, a foglio 2, lei dice: la brigata servizi aveva un ruolo rilevante nella colonna romana delle brigate rosse, poiché tendeva ad espandere l'organizzazione nell'ambito dei servizi Alitalia, SIP e ferrovie. La brigata servizi era l'unica struttura che si collegava con il mondo del lavoro. Il Pace aveva una notevole esperienza nel mondo del lavoro, avendo compiuto una analisi in diversi settori, fra cui l'ATAC, Pace, eccetera, eccetera. Quindi lei parla di questa struttura avente un ruolo rilevante nella colonna romana. Quindi io gradirei che lei ci desse qualche ulteriore informazione su questa struttura. Ho già detto tutto quello che sapevo. Abbiamo fatto 3 processi su questa cosa, comunque non lo so. Cioè, mi vengono in mente 1000 cose, cioè, mi viene in mente il fatto che è rilevante e che poi è stata sciolta. Cioè, è difficile soffermarsi su dei giudizi. Uno, non ci sono azioni delle Brigate Rosse fino sul terreno dei servizi, fino, tranne quel fatto che sono state bruciate delle macchine alla SIP, che immediatamente nella creazione della colonna romana. Se ne parla poi dei servizi e di azioni dei servizi nel 79 e nell'80. Quindi è rilevante, sì, perché le Brigate Rosse cercavano di intervenire in situazioni che non fossero semplicemente di quartiere, e quindi politicamente rilevante. Rilevante poi, ecco, e mo ci dobbiamo, tanto lo sapevo qual era, tanto lo sapevo qual era il problema, soffermarsi in realtà su questo aggettivo. Che cosa vuol dire rilevante? E qui possono parlare tutti quanti, e cioè nel senso di che vuol dire rilevante? Rilevante dentro l'organizzazione, rilevante come peso politico, rilevante come peso organizzativo. Allora, come peso organizzativo di rilevante c'è il fatto che l'organizzazione nel 1977 c'ha molte brigate di quartiere, queste brigate di quartiere producono una serie di azioni a bassissimo livello, e le azioni prodotte all'epoca sono direttamente gestite dalla direzione di colonna. Per rilevante intendiamo, per esempio, le azioni rilevanti, intendiamo tutte quelle che sono le azioni che sono state fatte direttamente contro quel nuovo tema che stavano aprendo le Brigate Rosse rispetto a tutti gli altri gruppi, che era l'attacco al cuore dello Stato. E qua entriamo su un altro piccolo problema: se queste erano azioni rilevanti o meno. Molto probabilmente per lo Stato lo erano, ovviamente, lo erano anche per le Brigate Rosse, ma le Brigate Rosse davano importanza anche alla bruciatura delle macchine, perché quella era un rilevante intervento all'interno dei quartieri, come le bruciature delle macchine che sono state fatte alla SIP. Allora, entriamo ancora nel rilevante. Rilevante è quello che l'organizzazione fa nel 1978, è sequestrare l'onorevole Moro. Dentro a questa cosa le brigate, come già abbiamo già visto, come delle sentenze già rese definitive, c'entrano in quanto decisione diretta
gestione politica diretta, ben poco. Stiamo parlando di una brigata rilevante dal punto di vista politico, sì, ma viene sciolta perché le Brigate Rosse non sanno che farcene, non sanno che tipo di intervento avere lì all'interno. Comunque queste sono valutazioni mie. Cioè, di fatto che c'è una brigata che poi si scioglie, questi sono dati di fatto. Poi le valutazioni mie, rilevanti, non rilevanti, politicamente rilevante, non poco rilevante, sono sempre mie. Guardi, Savasta, è inutile metterci a cincischiare sul rilevante o non rilevante. Ecco, penso anch'io. Noi giuristi il rilevante lo usiamo nel senso anglosassone del termine. Il problema è diverso. Certo. Nella sua affermazione il rilevante non è riferito a un giudizio che dà lei o a un giudizio che dà lo Stato su una qualche attività. Il rilevante è riferito ad una funzione rilevante svolta no. da questa brigata no. servizi. Se no, prendiamo no, l'affermazione. Va bene, quella è un'affermazione mia. Allora diciamo così, quella è una mia affermazione. Prettamente politica, riferito a un problema prettamente politico, cioè che fosse estremamente rilevante il fatto che le Brigate Rosse intervenissero sui servizi, niente di più. Cioè il rilievo, dice lei, la particolarità è mio, certo. era, la particolarità ma però, era, aspetti Savasta, sì. la particolarità era in questo. Avvocato. Certo. Se vuole lo rilego questo brano. Ma perché no, perché mettiamo, sono. Ma perché cosa vuole sapere di concreto? Beh, il discorso è questo. Sì, io confermo, io confermo che era rilevante. Vediamo che cosa vuole sapere di concreto. Una delle critiche che viene mossa in altre deposizioni dalla Faranda all'organizzazione era lo scioglimento del fronte di massa nel fronte della controrivoluzione. Cioè era uno spostamento della linea politica delle Brigate Rosse nel momento in cui veniva perso il contatto con realtà economiche, le realtà del mondo della produzione, mentre si spostava il tiro sul campo prettamente della politica. Mi sembra di capire che la creazione di questa brigata servizi sia invece un tentativo di riportare il discorso su temi movimentisti cosiddetti, quegli stessi temi che poi saranno affrontati dai fuoriusciti col documento in cui si diceva appunto questo. Cioè c'è un tentativo di spostare la linea politica delle BR su un terreno di lotta nel mondo della produzione, Fiat di Cassino, Alitalia, SIP, eccetera. Ecco, io soltanto che un anno prima, cioè la Brigata Servizi è del 77, lo scioglimento del fronte di massa è del 78. No, guarda, lo scioglimento del fronte di massa è precedente. No, no. Lo scioglimento del fronte di massa è dopo la risoluzione strategica del 75. Quando la Faranta entra nell'organizzazione il fronte di massa era già sciolto. Infatti lei critica l'organizzazione per aver già sciolto il fronte di massa. Il fronte della controrivoluzione spostava il terreno di lotta su un terreno più politico, abbandonando il terreno del mondo della produzione, il terreno dell'economia. Ecco, mi sembrava di capire che questo tentativo di creare una brigata servizi legata, come lo stesso testo dice, era l'unica struttura che si collegava con il mondo della produzione, fosse un tentativo di spostare la linea politica. Da parte di chi, scusi, non ho capito. Brigate Rosse. No, sta dicendo un'altra cosa, scusi Presidente. Da parte sì. Poteva essere da parte della Faranda che era responsabile della Brigata Servizi e che assolutamente non condivideva. Sì. Sì, che cosa? No, sì, ho capito adesso che cosa vuol dire l'avvocato. È sbagliato, non è vero. Allora, le brigate vengono formate non per problemi personali e di battaglie personali dei singoli, sono decise dentro una struttura che è diversa, è la direzione di colonna. Questa direzione di colonna c'è un rappresentante che sta dentro l'esecutivo, quindi non è una creazione di una struttura personale per portare avanti una battaglia politica di tipo personale. Le Brigate Rosse sono nate in fabbrica, Cioè le Brigate Rosse non volevano costruire la colonna a Roma e volevano costruire una colonna soltanto per attaccare lo Stato. Quando si sono trovati la disponibilità
abbastanza eccezionale per il loro punto di vista, ovviamente, cioè per il loro punto di vista di brigate rosse che provengono dal nord, dalla fabbrica, perché le brigate rosse nascono a Milano dentro una fabbrica. Il problema è questo: quando si trovano questo tipo di disponibilità a Roma, nei quartieri, si pongono il problema di che farci di questa disponibilità. Quindi l'unico problema che c'hanno allora, all'inizio, quando costruiscono la colonna, è di che farci di questa, tutta questa disponibilità nei quartieri, nei servizi e cose del genere. Non è quindi un problema personale. Incominciano lì dove c'hanno i compagni, lì dove c'hanno le persone, a creare strutture. Strutture che poi verificano col tempo se c'hanno possibilità, spazio e fiato per portare avanti un intervento adeguato ai compiti che le Brigate Rosse si davano allora all'interno delle situazioni. Tant'è vero che la Faranda va via, vanno via Morucci, siamo in un'altra epoca, in un'altra situazione. Le brigate danno una forza incredibile alla struttura dei servizi, soprattutto rispetto agli ospedali, per esempio. E non era mica un problema personale della Faranda, cioè, o di chi per lei, o di non so quale altro progetto movimentista dentro le Brigate Rosse. No, è una cosa diversa. Credo che sia abbastanza comprensibile che l'organizzazione Brigate Rosse non era fatta di strutture che si davano battaglia personalmente per alcuni leader che c'erano, che le rappresentavano. È un'altra storia, un'altra cosa. Non è un fatto personale questo, è un problema di linea politica. Ci può essere un militante, sì, ma non viene creata una struttura che può incidere verso indirizzo. E allora dopo? E allora dopo? E dopo escono infatti su queste critiche. E no, dopo ne viene costituita una più grossa di Brigata dei Servizi, avvocato. Ne viene costituita una molto più grossa e molto più forte. Addirittura dentro le ferrovie facciamo un intervento diretto e ci abbiamo degli operai dentro le ferrovie. Addirittura dentro gli ospedali facciamo degli interventi diretti, gogne, abbiamo occupato degli uffici all'interno degli ospedali. Facciamo una rapina, quella al Ministero dei Trasporti, che è grossissima. Cioè, è un altro il problema. Se vogliamo prendere questo aspetto qui della lotta all'interno delle Brigate Rosse, lotta politica tra due punti di vista diversi, facendoli risalire al problema dello scioglimento del fronte di massa, non è questa la direzione. Non si può attagliare la situazione della costruzione della Brigata dei Servizi a questo problema, è un'altra storia. L'organizzazione arriva a Roma e trova la sua disponibilità. Prego, qua ci staremo 4 mesi di questo passo qua, a sentire. No. E non Crociana delle Brigate Rosse. Andiamo avanti. Senta, io avevo posto questa domanda alla Libera, però ho avuto come risposta quella di che più esattamente lei può dare dei chiarimenti. Si parla del lavoro all'università, il lavoro all'università che precedette la costruzione della brigata universitaria. È lei stessa che parla di un certo tipo di lavoro che sarebbe stato svolto da Casimirri della brigata Prima Valle e da Pace della brigata Servizi, per quanto riguarda Pace all'interno dell'università, nella commissione per il lavoro nero. Dico, lei le ha vissute più da vicino queste cose, quindi può darci qualche altra delucidazione su questa attività? Non di quello che già ho detto, non più di quello che già ho detto. Niente, niente di più. Abbiamo fatto già tanti processi su questa storia. Ma noi il processo a Pace lo stiamo facendo ora per la prima sì, volta. No, sto dicendo in genere sui miei racconti. Intende dire che tutto quello che sapeva lo ha già detto. Dire che tutto quello che sapeva lo ha già detto.
Quindi non c'è niente di nuovo, non c'è niente, né da approfondire, già ho detto tutto. Poi viene costituita la brigata universitaria di lì a due mesi, ad un mese e mezzo. Voi avevate degli uomini che già lavoravano all'università, Pace lavorava nella commissione per il lavoro nero. Ecco, questa esperienza maturata dal Pace fu sfruttata dall'organizzazione nel momento in cui si andava a costituire la brigata universitaria? Io non ho fatto nessuna riunione con Pace, queste cose le so attraverso la Balzerani. Senta, lei dice che ha detto che ci fu un certo attentato durante il sequestro dell'onorevole Moro che fu rinviato proprio perché erano in corso delle trattative con la Democrazia Cristiana, e si riferisce all'attentato Michelli. Indica due elementi in modo particolare: il fatto che si aspettava il rinvio di questo attentato sarebbe stato determinato dalla necessità di attendere una risposta della Democrazia Cristiana sul problema del rilascio e della liberazione dei detenuti delle Brigate Rosse o di altre organizzazioni, e dal fatto che erano in corso delle trattative portate avanti da Piperno e Pace. Può darci degli ulteriori chiarimenti su questo? Ho già detto tutto quello che sapevo anche su questa storia. Questo è un fatto per noi molto importante. Durante la gestione del sequestro lei afferma che un attentato fu rinviato perché si era in attesa di alcuni risultati. Lei mi ripete la domanda, che vuol sapere, avvocato? Ho già detto che non so nient'altro di quello che già ho detto. Non so nient'altro. Quindi lei sapeva che c'erano questi tentativi, si aspettava una risposta. Io sapevo quello che già ho detto. Allora le ripeto quello che lei ha già detto, che era in corso una... È inutile che me lo ripeta, avvocato. Io che era in corso una trattativa portata avanti da Piperno e Pace, si aspettavano i risultati di questa trattativa, e l'attentato a Michelli sarebbe stato rinviato perché si aspettavano questi risultati. Questo quando l'ha saputo, perché lui quando sta facciamo, e facciamo, facciamo rispondere. Se tu leggi cortesemente, però scusa, se devi contestare qualche cosa, chiedi qualche chiarimento. Sto contestando. Perché lui ha sempre detto di non sapere nulla durante il sequestro Moro. Vabbè, questo lo sappiamo. Beh, quindi come dopo. Fa a sapere della tragedia? L'ha saputo dopo, evidentemente. Allora leggi bene, scusami. L'avrà saputo dopo? Io non sto dicendo quando l'ha saputo. Sto dicendo. E io sì. Sono due cose diverse. Che vuol sapere? Non ho capito. Stante il fatto che ho già detto che non so nient'altro di quello che già ho detto, cioè stante il fatto, questo fatto qui. Oltre il dato di cui venne a sapere dalla Balzerani, secondo cui il Pace era dentro all'EBR già prima dell'operazione, altri due elementi confermarono questo mio convincimento. Il primo, cui ho già accennato, è costituito dalla posizione politica del Morucci e della Faranda, che pur militanti in organi direttivi dell'EBR apparvero in realtà seguaci della linea politica del Piperno, sostenendo come questi la necessità di gestire l'operazione Moro in modo da favorire l'evoluzione del movimento di massa verso la lotta armata. Il secondo è un episodio che mi viene in mente in questo momento. L'azione contro un esponente romano della Democrazia Cristiana, Gerolamo Michelli, programmata per un certo giorno come supporto all'operazione Moro, venne bloccata dall'organizzazione, cioè dalla direzione di Colonna in accordo con il comitato esecutivo, in attesa della risposta della Democrazia Cristiana alla richiesta dello scambio di 13 prigionieri BR con il sequestrato e dell'esito delle trattative che contemporaneamente venivano portate avanti, come appreso successivamente, dal Piperno e dal Pace, allo scopo di rafforzare le possibilità dello scambio. Vabbè, poi ci dirà da chi l'ho appreso e qua. È la stessa cosa, scusami. Ma io non è che sto dicendo che lui l'ho appreso in quel momento. Lui fa una deduzione, perché ha preso successivamente. Ma fammelo dire da lui che fa una deduzione. Fammelo dire da lui che fa una deduzione, scusa. Io ho fatto una domanda. Se era possibile avere, oltre questi elementi, ulteriori elementi, se non ne sa non importa. No, non lo so. Se oltre questi fatti di cui gli parla ne sa. No, non ne so. Non ne sa.
far presente questo, Savasta, a proposito di questo. La Corte ha ricevuto una garbata lettera di Bonisoli. Sì. E Bonisoli, scusi avvocato se mi intrometto nella sua domanda, ma è per tornare su questo punto delle trattative. Bonisoli testualmente scrive: signor Presidente, ci siamo conosciuti in un periodo molto diverso da quello attuale, un periodo segnato da quella incomunicabilità che oggi ritengo ampiamente superata. Superamento non inteso come rimozione del passato, sono anzi convinto che sia importante un'analisi del fenomeno della lotta armata in Italia all'interno di una lettura più ampia delle tendenze culturali, sociali ed istituzionali vissute negli anni 70. Questo per capire a fondo ciò che è stato, perché si possa giungere ad un'uscita completa ed effettiva dall'emergenza, soprattutto attraverso una crescita culturale di coscienza sia dei protagonisti di quegli anni che di tutta la società sensibile e attenta ai problemi del Paese. E per chiarire la sua posizione ha mandato a questa Corte una copia di un'intervista che ha rilasciato tempo addietro al Corriere della Sera. Questa intervista si dice: è indubbio che ci sentiamo delle responsabilità collettive che vanno oltre a quelle individuali, che possono anche oltrepassare la data della nostra cessata militanza, e più in specifico ci sentiamo moralmente responsabili fino agli esiti ultimi di questo percorso, quindi anche verso chi oggi sceglie ancora di dare e ricevere morte in nome di un'idea. E questo non per una continuità organizzativa che non esiste più e nemmeno per affinità con la nostra storia, sempre più flebili e a volte solo formali, ma per un motivo molto semplice: se non ci fossero state le Brigate Rosse di cui abbiamo fatto parte noi 15, 10, 5 anni fa, non ci sarebbero oggi queste persone ad effettuare questo percorso di lotta armata o di terrorismo, come si dice oggi. Certamente ce ne sarebbero altre, con altre radici, come in Francia e in Belgio, ma per noi il coinvolgimento con le radici emotive non più politiche di questo fenomeno sarebbe minore e diverso, forse un po' come dei padri che non sono più responsabili dei figli, ormai cresciuti e che hanno preso strade anche diverse, ma che tuttavia non riescono a non sentirsene in parte coinvolti. In ordine al punto sul quale cadeva la domanda dell'avvocato di parte civile, Bonisoli ha un'affermazione netta. Fino alla data del mio arresto, dice Bonisoli, 1 ottobre 78, affermo con certezza che nelle strutture delle Brigate Rosse di cui facevo parte non si è mai parlato, nemmeno per ipotesi, di possibili rapporti tra le BR e Franco Piperno e Lanfranco Pace. Sappiamo per alcune affermazioni che in realtà Lanfranco Pace, cioè, secondo queste fonti, faceva parte delle Brigate Rosse. E questa storia non si è mai parlato, nemmeno per ipotesi. Allora potrebbe essere, se è vera le affermazioni di queste persone, che Pace ha fatto parte delle Brigate Rosse, potrebbe essere una mancata conoscenza da parte di Bonisoli della storia interna delle Brigate Rosse. E qua si dice: non si è mai parlato, nemmeno per ipotesi, possibile rapporto tra le BR e Franco Piperno e la Franco Pace, che peraltro non ho mai conosciuto personalmente né prima né dopo il mio arresto. Focalizzando l'attenzione sul periodo del sequestro dell'onorevole Aldo Moro, non ho mai saputo i tentativi da parte di queste persone di introdursi direttamente o indirettamente le BR a fine di condizionarne l'iniziativa. Ho letto successivamente sui giornali di simili tentative di incontri avvenuti tra Pace e Piperno ed esponenti del Partito Socialista Italiano. Se ciò sia avvenuto o meno io non lo so, mentre posso escludere nel modo più assoluto che questi tentativi, se ci sono stati, siano stati conosciuti dalla BR e abbiano potuto in qualche modo condizionare l'iniziativa. Allora, questa sua affermazione del ritardo, dello spostamento nel tempo dell'attentato a Michele, in funzione delle trattative, di queste trattative in corso, da dove viene questa sua informazione? Qua Bonisoli in questa lettera smentisce che le Brigate Rosse all'interno, che all'interno delle Brigate Rosse si sia venuti a conoscenza come struttura, presso, par di capire,
Bonisoli non lo sa. Non lo so perché Bonisoli non lo sa. Non sa perché Bonisoli non lo sa? Certo. Che così, tradotto in altri termini, si vede che Bonisoli lo sa e non lo dice? Ah, non lo so. Che sì, no, semplicemente Bonisoli non lo so. No, Presidente, è molto chiaro. Io so quello che già ho detto. Per esempio, se Pace avesse fatto parte delle Brigate Rosse, Bonisoli l'avrebbe saputo. Ma che ne so io? Ma l'ha detto pure Pace che faceva parte delle Brigate Rosse, ma mica l'ho detto io. Io sto parlando di Bonisoli qua. Vabbè, Bonisoli non lo so perché non lo sa. Cioè, non lo so. Semplicemente credevo non lo so. Che io credesse, eccetera, eccetera. Siamo soliti a bisticcio. Credeva che io credessi, che credesse. No, io non lo so. Semplicemente non lo so perché Bonisoli non lo sappia. Io so benissimo che Mario Moretti, quando sono usciti Valerio Morucci e Adriana Frandas, è andato dal Viperno. Questo è un dato di fatto. Altre storie non lo so. Cioè, perché Bonisoli non lo sappia, non lo so. Mica me la sono inventata io la storia dei signorini, eh? Hanno fatto un documento sui signorini. Io non è che me la sto prendendo no. con lei o con gli altri. No, per semplicemente sto per qui. Spiegare la cosa. Esattamente che Bonisoli ha affermato una cosa non veritiera. No. E questo è il problema. Lo dice lei. E allora glielo faccio io la domanda, perché mi ero proposto lei. Di farla questa la domanda. La faccia lei, non faccia commenti, faccia la domanda. Questi interventi sulla stampa e sulle ore. Perché le venga a dire qua Bonisoli queste cose? Sì, ma deve fare queste affermazioni. È stato citato. Che venga qua a fare affermazioni e al confronto, al contraddittorio delle parti. Ma guardi il pubblico ministero, che io ancora la lettera non l'ho letta tutta. Bonisoli non è che non sia disposto a venire qua. Bonisoli è disposto a venire qua. Prego. Vabbè, se lei all'inizio l'avesse letta e avesse detto allora. Ma pubblico ministero, io lo sto dicendo ora, ancora non gli ho dato la parola, ora c'era l'opportunità di leggerla perché c'era quella. No. Intanto c'è la contestazione. Senta, qualcosa di più dei contatti, peraltro le dice che poi sono regolarmente verificati, con Prima Linea tramite il Pace. Potevano essere inviati per conoscenza. Per consultare completamente gli altri. E sempre di là la potevi fare di questo. Che bisogna darla alle parti private. Avevo chiesto di sapere qualcosa di più di quello che ha sinora riferito circa i contatti verificatesi tra le BR e Prima Linea per il tramite del Pace. Non so niente di più di quello che ho già detto. Cioè, quindi l'unica cosa che lei sa è che il Pace era ritenuto dall'organizzazione la persona attraverso cui si poteva stabilire un contatto con Prima Linea? Io quello che ho già detto sta a verbale. Senta, visto che qui andiamo ad un periodo precedente, i fatti di Afani, ma che potrebbero rappresentare la base per poter poi capire, lei fa un lungo discorso anche che riguarda il Cerpet. Glielo conferma. Vuole che glielo legga questa pagina? No, non voglio che me lo legga perché già so di cosa sta parlando, non so nient'altro di quello che già ho detto. Io glielo leggo in questo modo, può darsi che ricorda qualche altra cosa man mano che avanti la lettura. È da tenere presente che del progetto Metropoli io avevo sentito parlare già prima e durante il sequestro Moro da Seghetti, ma non con l'ampiezza di contenuto con cui mi parlò in seguito Morucci. Le Brigate Rosse, pertanto, si riservarono di dare una risposta dopo aver visto quale sarebbe stato lo sviluppo del progetto. Nell'ambito dei colloqui che io ebbi con Morucci sul tema di Metropoli, io gli chiesi quali fossero le fonti di finanziamento dell'ambizioso progetto. Egli rispose che la rivista era finanziata con i soldi del Cerpet. Precisò che i lavori del Cerpet venivano affidati al gruppo di compagni redattori di Metropoli
e cioè Paci, Piperno, Castellano, con l'appoggio dell'onorevole, di due onorevoli, ai quali interessava che si sviluppasse un'area politica a sinistra del PC, che ponesse in crisi la politica filogovernativa che il PC stava portando avanti, eccetera, eccetera. Morucci disse che era il Pace, si parla della linea politica che volevano sviluppare questi due parlamentari, comunque si prosegue dicendo: Morucci disse che era Pace il tramite tra lui e Metropoli. Questi contatti con Pace gli furono in seguito contestati, insieme all'accusa di non averli mai interrotti, neppure durante il sequestro Moro, al fine di portare avanti nell'organizzazione dell'EBR il progetto della struttura di Cerniera. Ecco, la rilettura delle cose che lei aveva già dichiarato le consentono di dirci qualche altra cosa? No. Quindi si limita a confermare soltanto? Non è che mi limito, ma io non mi limito, io sono solo quello e non mi limito. Non ci limita. Senta, sulla richiesta di un documento, una carta d'identità fatta da Pace all'organizzazione delle Brigate Rosse, al Seghetti, per poter espatriare, lei sa qualche altro particolare? Non so altri particolari di quello che ho già detto. E sulla richiesta fatta da Piperno e Pace alle BR di avere dei documenti interni da poter pubblicare sulla rivista, sa altro? Lei partecipò a questo incontro? Su questo problema ho già detto tutto quello che sapevo. Che ci fu soltanto questa richiesta di documenti interni delle BR per poterli pubblicare sulla rivista, solo questo? Su questo problema già ho fatto dei verbali, ho specificato molto meglio di quanto sta facendo lei in questo momento e in maniera molto più prolissa, diciamo, quindi non c'ho nient'altro da dire. Sull'offerta di armi fatta da Pace all'organizzazione tramite Morucci, che Morucci prospettò in direzione di Colonna come offerta proveniente da Pace e Piperno, lei sa altri particolari? Non so altri particolari su questo problema che già ho spiegato ampiamente dentro i miei verbali. Non ho altre domande. Una sola domanda, se lui ha conosciuto Casimirri, perché mi sembra che negli interrogatori oramai che si prolungano negli anni, quindi la conferma di quanto ha dichiarato, se può dirci qualcosa di più, se può inquadrare il personaggio per quanto riguarda sempre la situazione di Via Fani e gli sviluppi successivi, cioè un flashback, come dicono gli anglosassoni, su questo personaggio. Ha un motivo la mia domanda, Savasta, lei è troppo intelligente per non averla intuita. Sì, ho capito qual è anche il motivo, cioè penso di aver capito, come al solito. Casimirri l'ho conosciuto prima come un elemento dell'autonomia, poi l'ho messo io in contatto con le Brigate Rosse. Poi l'ho rivisto dentro l'organizzazione, ha fatto parte sempre del fronte, prima di una brigata primavalle, poi del settore del fronte della contro. Basta, non so nient'altro. Cioè lei l'ha messo in contatto con le Brigate Rosse perché noi abbiamo nell'ordinanza di rinvio a giudizio sul personaggio vi è un'affermazione che in Via Fani su 96 colpi ne ha sparato 76, questo risulta dagli atti processuali perché ancora la memoria mi regge. Il suo contributo di memoria, anche perché è stato lei a presentare alle Brigate Rosse Casimirri, che successivamente dopo Via Fani era scomparso nel 78, lui insieme con l'Algranati, Camillo e Marzio sono andati via, no? E lei l'ha presentata alle Brigate Rosse per quale motivo? Su sua richiesta aveva delle credenziali questo signore? No, perché lo conosciamo sia io che Seghetti, io ci ho continuato a parlare, quindi gli dissi a Seghetti: guarda che è un compagno disponibile, vacci a parlare.
E dopo ho saputo che è entrato dentro l'organizzazione, basta, nient'altro, niente di più, insomma. Ebbe modo successivamente lei di sapere il questo è proprio riguarda il processo Moloter e non gliela, però questa domanda mi è sfuggita, non gliel'ho fatta. Ah, anche così perché, facciamo cioè se lei lo so, qui. Una più e una meno. Se lei ha avuto modo poi di controllare la voce che abbiamo nel processo lì nel Moloter, che è importante anche per questo qui, che Casimir aveva questa potenza di fuoco, che a Via Fani effettivamente fu quello che esplose 76 colpi. No, non lo so, non lo so assolutamente. Non ha saputo più nulla? No, non ho mai saputo niente io. Ah, ho capito. Non sa nemmeno i motivi per cui successivamente nel 78 lui abbandonò le Brigate Rosse. Sì, ma questi già l'ho detto il perché. Sì, va bene, grazie.